Al Teatro Argentina di Roma un violoncello di Stradivari del 1711 sopravvissuto a un naufragio. È quello che utilizzerà Cristian Poltera tra i violoncellisti più acclamati della sua generazione giovedì 9 in concerto al Teatro Argentina per l'Accademia Filarmonica Romana al fianco della pianista inglese Catherine Stott in un programma che spazia tra alcune delle pagine più celebri per violoncello e pianoforte di Brahms, Chopin e Prokofiev. A impreziosire il debutto sarà lo strumento che Poltera impugnerà, il leggendario Mara, costruito da Antonio Stradivari a Cremona nel 1711, che deve il suo nome al primo proprietario conosciuto, Giovanni Mara, violoncellista che venderà lo strumento per pagare i suoi debiti. Passato in mano a vari violoncellisti nel corso di due secoli, nel 1961, a causa di un naufragio di una nave nel Rio della Plata, mentre il proprietario Amedeo Baldovino si trovava con il trio di Trieste, lo strumento viene recuperato dopo essere rimasto immerso per molte ore nell'acqua. Ci sono voluti 3 anni di restauro e ricomposizione delle parti perché potesse riprendere a suonare ed ora è affidato al talento e alla cura di Cristian Poltera. Poltera inizia giovanissimo la carriera, ad oggi è invitato a suonare solista con le più celebri orchestre internazionali. Il concerto di giovedì sera si aprirà con lo scherzo per la sonata Fae di Brahms, scritto nel 1853, mentre la sonata per violoncello e pianoforte, opera 65, che chiuderà la serata, è uno dei rari pezzi che Chopin non compose per il solo pianoforte. Vide la luce tra il 1845 e il 1846.